eccoci al tutorial di Scuttle Button, brano di Steve Ray Vaughan. Diteggiatura consigliata. Questo primo accordo è il Mi settima con la nona diesis. In molte trascrizioni troverete questa variazione. Live che ho potuto vedere, ho notato che lui preferiva fare lo slide al posto del bending. Molte trascrizioni però riportano il bending. In realtà invece live lui la eseguiva in questo modo. Nota blues. Fa sempre questa frase e alterna gli accordi di La settima e Si settima con la nona diesis. Vediamola tutta. Improvvisazione. Salve, voglio presentarvi oggi questo nuovo pedale distorsore, diciamo un overdrive fondamentalmente, che ha delle nuove funzioni ed è un pedale artigianale, il Ferraris 2. Vi faccio sentire come suona con il pickup al manico. Suono molto hendrixiano e ve lo faccio sentire sempre con questo setup, però con il pick up al ponte. La novità è questo pulsante di sustain che vedete qui, che ovviamente nelle parti soliste serve ad allungare un po', come dice la prova stessa, il sustain. Il drive in questo caso è messo a metà, se lo mettiamo a manetta con il sustain abbiamo ovviamente un suono un po' più lungo. Andare in loop con questa funzione. Beh, ovviamente un minimo di fruscio in più con il drive a manetta, e qui abbiamo anche un volume
sostanzioso. Poi c'è questa manopola di sound che serve a modellare la distorsione come vi piace. Da questa parte diventa più scura e poi ovviamente più chiara da quest'altra parte. Quindi questo è flat, un po' più scuro, più chiaro. Abbiamo questo potenziometro ulteriore che la parola stessa già lo dice, acid, dà un'ulteriore carica di frequenze alte in questo verso. Qui siamo al limite del fuzz. Quello che stupisce è che il suono resta sempre definito, nelle ritmiche soprattutto è molto importante, non c'è mai non si impastano mai i suoni. E poi abbiamo questo pulsante che dà un diverso sound, un po' più acido da questa parte e più corposo da questa parte. In realtà il pedalino era pensato per due versioni, con diciamo questo sound. È un pedalino che invece era più spinto sulle frequenze alte. Poi il progettista ha pensato di mettere un pulsante per evitare di avere due pedali diversi, però in realtà voi ne avete due in uno. Questa è la versione, dicevo, con il pulsante boost per gli assoli, che è semplicissimo, regola soltanto il volume del boost da questo pulsante. E poi abbiamo invece qui da questa parte la versione pedale singolo, che ha le stesse funzioni, come vedete, di quello a doppio pedale, però non ha il pulsante di boost, è identico, ha lo stesso pulsantino per la variazione del sound. Come vedete, tutto il resto è tutto uguale. Ovviamente i pulsanti sono soltanto disposti in maniera differente. E per qualsiasi informazione potete contattarmi sulla mia pagina Facebook. Franco Speciale. Grazie e alla prossima.